Bentornati sul canale San Carlo Junior, patatine senza glutine in ogni confezione. Ah, ci hanno ascoltato. Non è puoi trovare in ogni confezione un trick track. Sì, lo so, Sara ha fatto la faccia stupita perché aveva preparato le patatine di Pompa Troll e si trova quella di SpongeBob. Infatti, e chi le ha spostate? Io. Il capo. No, non sono il capo. Allora, rivivi le divertenti avventure di SpongeBob e dei suoi amici con i trick track, allora, della spugna più famosa dell'oceano. Sono palesemente più belli questi due e quello rosa. Confermo, anche se la scritta non anche mi piace. Anche questo però è carino. Sì. Dopodiché, questi due però sono i più belli. Di come vi è venuto in mente di fare dei trick track, parliamone. Però, non so, fanno un po' di rumore, dovrebbero fare rumore. Allora, intanto vediamo. E già si vede. Non sono piccoli. Intanto guardo se ce n'è una seconda e assaggiamo le patatine. La fai aprire? Abbiamo trovato esattamente quello della copertina. Metto qui, giusto? No. Come no? È blu? È azzurro? Non è blu. Come no? È azzurro, l'ho visto. Ehi, non mi prendere in giro. Cartoncino. È un pezzo di plastica. È un pezzo di plastica. Allora, vediamo. Sì, aspetta, Questo è il trick track. Muovendolo, all'interno c'è una linguetta di plastica e... Allora, piacevolissimo, San ragazzi, Carlo Junior, grazie. Se volete dare fastidio ai vostri genitori o ai vostri amici rompendogli le scatole tutto il giorno perennemente, comprate queste patatine, esatto. Vedrete che funziona al 100%. Mi faccio sentire più da vicino. Ma tu l'hai fatto al contrario perché sei mancina, se lo fai così è leggero. Dall'altra parte è fastidiosissimo. Quindi ringraziamo ancora San Carlo Junior per averci regalato come i mancini, esatto, se volete dare ancora più fastidio. Per averci regalato sicuramente un mal di testa. Scherzo, l'idea è anche carina, è un po' rumoroso, usatelo alle feste. Oh, questo lo porto alla festa di fine anno. Saranno felici tutti i tuoi amici. Quindi molto velocemente, come sempre, preferiamo i personaggi che siano di plastica trasparente, che siano 3D, che siano sagomati, che siano con la ventosa. Il personaggio vince sempre su tutto. Non abbiate paura di rifare i personaggi, magari cambiando l'espressione o altro. Perché messi in una piccola vetrinetta, in una scatoletta o qualcosa, i personaggi sono sempre belli. Ma l'abbiamo già fatto l'anno scorso. Rifatelo, basta cambiarli un pochino. O modificarli, o colorarli in maniera diversa. Tanti modi, ma i personaggi vincono sempre. Giusto? Esatto! Quindi... io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come sempre, Sara? Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!